Questa è la terra di Puglia e del Salento, spaccata dal sole e dalla solitudine, dove l'uomo cammina sui lentischi e sulla creta. Scricchiola e si corrode ogni pietra da secoli. Anche le pietre squadrate tirate su dall'uomo, le case grezze, le chiese, destinate alla misura del dolore e della speranza, seccano e cadono nel silenzio. Avara è l'acqua a scendere anche dal cielo. Gli animali battono con gli zoccoli un tempo che ha invisibili mutamenti. I colori sono bianchi, neri, ruggine. È terra di veleni, animali e vegetali. Qui esce nella calura il ragno della follia e dell'assenza. Si insinua nel sangue di corpi delicati che conoscono soltanto il lavoro arido della terra, distruttore della minima pace del giorno. Qui cresce tra le spighe del grano e le foglie del tabacco la superstizione, il terrore, l'ansia di una stregoneria possibile, domestica. I geni pagani della casa sembrano resistere ad una profonda metamorfosi tentata da una civiltà durante millenni. L'estate, la stagione pesante dei greci, scivola come polvere, acceca l'acqua nei pozzi, la luce bianchissima stride negli occhi e la noia penetra nell'interno dell'uomo, matura verso l'irrazionale i suoi sentimenti, deforma gli istinti. I tarantati dicono di sentire la noia all'inizio del male, male che viene curato con le cadenze di una musica fortemente ritmata e continua e con la danza della piccola taranta, la tarantella. Gli strumenti musicali di cura sono violino, fisarmonica, tamburello. Il violinista fa il barbiere, il tamburellista è contadino, il suonatore di fisarmonica mette i morti sottoterra. Thank you.
ragno, diventa il ragno che è in lei. Il suo pensiero si muta in ritmo puro e nel movimento quasi meccanico sorgono figure di liberazione, travolte però ancora da ombre disperate. Immaginando di calpestarla e di ucciderla con il piede che batte la danza. Passo su passo cerca il suo equilibrio spirituale, accerchiando la vertigine su curve musicali sempre più vibranti, fino alla scomparsa dei sensi. L'invasata ha domandato a San Paolo se deve continuare il suo tormento ritmico o se la grazia della quiete è stata concessa. Il santo chiede alla donna il sacrificio di una messa, ma la malata risponde di no. Il suo cuore vuole prima un segno che allontani la bufera malefica. Attraverso il simbolismo della musica e della danza, il passato di dolore, le sconfitte dell'anima, i traumi delle tarantate sono stati evocati, fatti traboccare e risolti in un equilibrio che durerà sino al nuovo tempo del rimorso, sino alla stagione del nuovo raccolto. È il 28 giugno di ogni anno, sotto il sole, mentre i carri portano un suono cupo di solchi lacerati, di torrenti, pietra su pietra, colore del fuoco, vanno le tarantate e quelle che sono state liberate dal male nella cappella di San Paolo, con la speranza di ascoltare dal forte labbro del santo una parola che annienti ogni forza malefica sulla croce di due pietre.
Questo è il grande giorno delle tarantate. Per una volta all'anno esse scrollano il peso dei tormenti del loro numero anonimo nella società e della privazione di diritti elementari. E possono recitare la loro disperazione davanti a una folla di spettatori. Altre donne. La speranza di guarire si ripercuote nella loro anima ad ogni anno. Il morso, come il rimorso, è aspro da sottomettere. Yeah.
È notte. Un'ultima tarantata arriva in calesse per unirsi alle donne che si sono strette a pregare nella cappella. Qui il tarantismo comincia la sua morte. Interdetta dalla pietà cristiana, la musica e la danza, disarticolata la disciplina del ritmo e della melodia, moltiplicate le possibilità di contagio di queste frane della psiche tra il formicolio delle ammalate, il tarantismo nella cappella di San Paolo è già nella sua parabola di crisi. Quello che poteva sembrare coreografia o folklore entra ora nel campo della pura neurologia. Nell'evoluzione del mondo di oggi, questa antica eredità del Medioevo consuma ormai il suo ultimo tempo.